Cattedrale gremita per l'ultimo saluto al maestro Giuseppe Pastorello. Santa messa concelebrata da Monsignor Gaetano Canalella e Don Alessandro Giambra. In tanti hanno partecipato all'addio a un uomo che ha lasciato una profonda traccia di sé e delle proprie opere nella città di Caltanissetta. Dinanzi alla bara la moglie Pia, i figli Boris e Massimo, la nuora Gabriella, la nipote Giulia, i parenti, gli amici, i conoscenti, quanti apprezzavano il maestro Pastorello. Toccanti le parole di Monsignor Canalella che hanno ripercorso la vita, l'attività professionale di Giuseppe Pastorello, al termine la voce del cantante lirico che tutti conoscevano in Signore Pietà. Un lungo applauso ha accompagnato la salma verso il cimitero Angeli. Per la società in cui viviamo, noi spesso siamo tutti portati
a lamentarci di quello che non va e a non ringraziare il Signore di tutti invece di tutti i benefici che abbiamo. E tante volte invece ci risparmiamo troppo su quello che dovremmo fare, sia sul piano del dovere, dei nostri compiti, del nostro lavoro, sia anche sul piano delle iniziative e della vivacità che fanno bene a tutti, fanno bene a tutta la città. È inutile ricordare quanto egli ha operato nei suoi 76 anni di vita. Sono tantissime le iniziative, le conosciamo, sono state riportate dai giornali. E però, ecco, dobbiamo cogliere in lui questo spirito di iniziativa, di un mistero, di un uomo che è riuscito a farsi avanti con la sua professione di commercialista, ma poi ha saputo differenziare anche la sua produzione, diventando l'anima di tante cose, soprattutto nel settore della musica. Da oltre 35 anni organizzava queste stagioni concertistiche di Gela, Caltanissetta e quant'altro. Sono tantissime le onorificenze ricevute e anche i riconoscimenti, ma soprattutto egli si presenta al Signore per essere da lui giudicato per la sua personalità, per la sua vita, per la sua fede. E allora noi lo raccomandiamo nella preghiera al Signore in questo momento in cui sicuramente il dolore e la morte attanagliano il cuore della famiglia e il dispiacere pervade tutti quanti noi. Però noi cristiani siamo uomini e donne della speranza, perché Cristo ha sconfitto la morte attraverso la sua risurrezione. E dunque i veri ottimisti dobbiamo essere noi credenti, e non possiamo lasciarci abbattere né scoraggiare di fronte a questi eventi, a queste circostanze che turbano certamente il nostro cuore. Ma Gesù ci dice: non sia turbata la vostra anima. Il turbamento ci appartiene alla nostra umanità, il turbamento dell'anima. Però ecco, poi c'è sempre l'intervento dello Spirito di Dio che ci risolleva e ci invita a sperare ancora, ad attendere nel silenzio, come dice il libro delle Lamentazioni, ad attendere nel silenzio quella speranza che deve rifiorire nella vita di tutti quanti. Sia lodato Gesù Cristo.
Oh.